Buonasera a tutti e tutte. La prima cosa da dire stasera sarebbe un immenso grazie ad ognuno di noi, ognuno degli attivisti e delle attiviste che stamattina hanno deciso di prendersi il red carpet, di prendersi la scena e rendere il red carpet un green carpet. Noi veniamo da Napoli, dalla terra dei fuochi, e lottare contro i cambiamenti climatici, a lottare contro la devastazione ambientale, contro il biocidio, che da anni ormai, attraverso un meccanismo di speculazione fatto di camorra, di criminalità organizzata, di imprenditoria deviata e di Stato corrotto, ci affama e devasta i nostri territori, ci ammala, fa in modo che anche tra i più piccoli siano tantissime le vittime di tumore. Bene, per noi questa battaglia e quella contro i cambiamenti climatici sono la stessa battaglia, perché si tratta di difendere la vita, si tratta di difendere il nostro futuro, si tratta di riprenderci la nostra dignità e quello che vogliamo e quello che desideriamo. Quindi quello che abbiamo fatto oggi, dimostrare di voler agire in maniera diretta e di non voler aspettare più le scelte di una politica troppo spesso sorda alle richieste dei movimenti e alle necessità di territori, è esattamente quello che dobbiamo fare. Quindi stamattina abbiamo fatto il tappeto rosso, un tappeto verde, ma mi auguro che ce ne saranno altre centinaia di tappeti verdi su cui camminare e marciare insieme per andare a porre l'attenzione e l'urgenza sulla necessità di intervenire subito. Io voglio dire solo due cose. La prima è al ministro Costa, perché dopo che abbiamo occupato il red carpet stamattina, il ministro dell'ambiente, diciamo del nuovo governo, ma anche del penultimo governo, ha pensato di, attraverso una nota stampa, di manifestare la propria solidarietà a noi attivisti. Siamo arrivati al paradosso in cui le chiacchiere della politica, le chiacchiere di chi governa, arrivano addirittura a dare la solidarietà agli attivisti che protestano contro loro stessi. Bene, siamo stanchi di queste chiacchiere. Se Costa è solidale con questi attivisti, se Costa voleva stare veramente al nostro fianco stamattina, ebbene, prenda carta e penna e agisca realmente per decarbonizzare l'Italia, per rendere l'Italia un paese senza fonti fossili, per dotarci di un piano energetico nazionale sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Basta chiacchiere, ministro, basta chiacchiere per i cambiamenti climatici e per la terra dei fuochi. L'ultima cosa è un doveroso saluto alle migliaia di attiviste e di attiviste che in questo momento e ai quali ci sentiamo particolarmente vicini con il cuore, che in questo momento stanno bloccando le strade di Acerra, un piccolo paese vicino Napoli, per manifestare contro i roghi tossici. Bene, così come noi stamattina abbiamo deciso di agire in maniera diretta e prenderci la scena, bene, anche in Campania, dopo anni di chiacchiere e promesse, hanno deciso i cittadini e le cittadine di bloccare tutto, e da stamattina, da oggi pomeriggio, annunciamo un lungo percorso di mobilitazioni sul piano nazionale e sul piano locale. Siamo disposti a bloccare tutto e non avrete modo di fermarci.